Sull'Africa è stato menzionato il fatto che ci sono 5, se non sbaglio, progetti pilota, diciamo così, paesi pilota con i quali avviare un rapporto privilegiato. È stato ribadito questo fatto, non siamo entrati nel merito, diciamo, del costi di questo. Viene ribadito il principio del fatto che la filosofia del piano Juncker è basata sul leverage, quindi sulla moltiplicazione delle risorse, e naturalmente questo auspicabilmente vede il coinvolgimento del settore privato, perché poi quando c'è quel coinvolgimento potremmo dire che il piano ha avuto successo, perché viene ritenuto profittevole al settore privato investire in questi paesi. Sull'altra questione del referendum, cosa posso dire? Che se quello che il giorno dopo valuteremo insieme ai colleghi dell'Eurogruppo i risultati del referendum. Ivo Crizzi, al Corriere della Sera. Ministro, il 2016 doveva essere l'anno del contenimento del debito e dell'inizio della discesa, invece girano stime, anche ipotesi, che sarà l'anno di una nuova risalita. Alla luce dei dati che la dovrebbe avere, ci dà un'indicazione su questa dinamica, come adesso, come sarà, e anche in relazione poi alla presentazione della bozza della legge di bilancio? Allora, innanzitutto i dati sul debito per il 16 e il 17 sono pubblici, quindi lei li conosce bene, punto primo. Punto secondo, non giustificano affatti, anzi il contrario, una dinamica in risalita del debito. Quindi chi fa queste previsioni deve per favore spiegare come ci arriva. Andrea Bonanni di Repubblica. Sempre sulle previsioni. Lei dice che i parametri che usiamo, che usa il governo italiano, sono gli stessi della Commissione, quindi lei non si aspetta nessun tipo di divergenza tra il dato che voi mettete nella legge di bilancio e le prossime previsioni di novembre della Commissione? No, un momento, io non ho detto questo. Ho detto che noi usiamo la stessa metodologia per il calcolo del prodotto potenziale. Se poi questa metodologia, che si traduce in un modello, ha i valori numerici dei parametri assolutamente identici, questo non l'ho detto, quindi ci possono essere divergenze. Quindi non mi azzardo a dire che io mi aspetto che le mie previsioni saranno le stesse previsioni che poi tirerà fuori la Commissione. Maria Maggiore, che è pronta? Sì. Io ho una domanda invece su questa discussione che c'è sulla partecipazione o meno del Fondo Monetario al programma greco. Non se ne è parlato ieri, però è una cosa di cui si parla molto per ora. E volevo capire qual è la posizione italiana su questo, se il fatto che il fondo alla fine si ritirerà dal terzo programma significa per l'Italia dover contribuire al fondo Santa Stati. Poi anche politicamente, se lei è più perché gli europei, le istituzioni europee vadano avanti da sole, o come alcuni paesi pensa che il fondo debba restare per dare, diciamo, garanzia a questo programma di andare fino a... Sono tante domande. Innanzitutto non sono preoccupato per eventuali contributi italiani, perché l'Italia ha già contribuito agli strumenti finanziari europei in misura molto abbondante e significativa, e questo tra l'altro, come è noto, pesa sul nostro debito. Riguardo alla posizione del Fondo Monetario, devo dire che la posizione del Fondo Monetario, che io rispetto, riflette a sua volta le decisioni che il board del Fondo Monetario, che riguarda 185 paesi, se non mi sbaglio, qualcuno in più rispetto a quando c'ero io, che decide evidentemente con una prospettiva non identica a quella che guida invece le decisioni delle istituzioni europee. Io penso che in prospettiva le istituzioni europee sono assolutamente in grado di portare avanti da sole eventuali futuri programmi di aggiustamento, e ho personalmente auspicato anzi che ci fosse un'evoluzione delle istituzioni europee verso quello che si può chiamare un fondo monetario europeo, che oggi ancora non c'è. Detto questo, auspico anche la massima collaborazione fra istituzioni internazionali, che però a volte è resa più difficile dal fatto che ci sono visioni diverse, e una, l'ha citato lei stessa, uno dei punti di divergenza riguarda come il trattamento del debito, greco e la valutazione della cosiddetta sostenibilità del debito che il Fondo Monetario si appresta a fare con le sue metodologie. Tommaso Gallavoti, ADN Cronos. Mi scusa un po' sul micro italiano, però è una vicenda che ha anche dei riflessi europei. Molte paschi sul mercato sono diffusi timori relativi ai requisiti di onorabilità di Marco Morandi per via di una sanzione erogata dalla Banca d'Italia ai tempi dell'operazione Antonveneta, per la metodo di con il bond fresh.
capire se il governo è preoccupato di questa vicenda oppure se siete confidenti che si risolva. Io vorrei evitare di commentare, le dico semplicemente che non sono preoccupato. Prego. Ministro, in merito ai numeri del rapporto deficit-PIL, lei conferma quelle cifre che girano in questi giorni del 2,4%, queste sono le richieste dell'Italia e l'Europa come le sembra reagire? Con tutto il rispetto, il fatto che io debba confermare voci che girano è una richiesta eccessiva. Il governo sta definendo in queste ore il documento di bilancio che evidentemente avrà un obiettivo di deficit, che però è sostanziato non da una voce che gira, bensì da una sintesi di tutte le voci che compongono l'operazione di bilancio e che tengono anche conto del fatto che ci sono e ci saranno risorse destinate alle cosiddette eventi eccezionali, cioè l'immigrazione di cui parlavamo poc'anzi e la ricostruzione delle zone colpite dai terremoti. Purtroppo l'Italia è un paese in cui ce ne sono più di uno di terremoti. Anche dalla messa in sicurezza posso dare ricostruzione. Da quello che ho detto. Consoli devono essere completamente diversi. Oggi il Financial Times parla di un trattamento di favore che è stato riservato alla Deutsche Bank negli stress test dell'EMA. La mia domanda è questa: lei pensa che la Deutsche Bank in particolare possa contare sul trattamento di riguardo da parte delle istituzioni europee rispetto per esempio al modo in cui le istituzioni europee trattano le banche italiane? Ma io questo non sono in grado di dirlo, ovviamente mi auspico e ritengo assolutamente indispensabile che ci sia un trattamento uguale, ci sia un level playing field per tutti quanti, a maggior ragione adesso in cui stiamo mettendo in pratica i contenuti dell'Unione bancaria con tutte le normative che voi conoscete molto bene, in una situazione però di fragilità che riguarda sicuramente tutta l'economia europea, e la confrontiamo rispetto al sistema bancario americano per esempio, e quindi bisogna tener conto di questo aspetto. Detto questo, ripeto, non sono in grado di rispondere a quello che dice il Financial Times. Mi auguro in ogni caso che ci sia la massima uniformità di giudizio. Marco Bresolin, La Stampa. Ministro, secondo lei quando il commissario Moscovici invita l'Italia a non giocare con le regole, a cosa si riferisce? Si riferisce alle regole, infatti noi non ci giochiamo.